ci stiamo riprendendo. È stato un brutto colpo, però dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo veramente anche per il mister, perché ha lavorato tanto con noi, ha lavorato duro, e quindi cercheremo in tutti i modi di levarci questa soddisfazione sia per noi che per lui. Tatticamente, visto che l'impressione è quella che ho avuto anche in campo precedentemente, di essere un po' confusionari, e ora dobbiamo cercare di essere più lineari possibili e di mantenere le giocate che abbiamo sempre fatto, di non inventarci niente. No, secondo me il Varese è la squadra più in forma insieme al Brescia e al Verona. E questa qui sarà una sfida molto importante, soprattutto per l'esito della classifica, perché ci sono da parte di altre squadre tante partite difficili. Quindi chi riuscirà a vincere, secondo me, farà un piccolo balzo avanti per l'obiettivo finale. Noi, penso, sulla carta la partita è un po' più difficile rispetto alle altre tre, però noi giocheremo sempre il nostro calcio come abbiamo fatto, quindi non facciamo calcio, non pensiamo all'avversario, andiamo al campo per mettere il mio gioco possibile per ottenere tre punti. Se riusciamo a giocare in maniera veloce come è successo all'andata, specialmente nel secondo tempo, perché il primo tempo ci hanno messo in grande difficoltà, abbiamo giocato un po' così e così, da quello che mi ricordo, invece il secondo tempo abbiamo accelerato un pochino le nostre giocate aggredendoli così, e sono andati un po' in tilt, però fuori casa è sempre una partita a sé, un po' diversa. Il pensiero è, secondo me, è di rimanere in silenzio, e specialmente in campo, e cercare di giocare e basta, anche se non è facile, e mi è successo anche a me a Ascoli di perdere un po' la testa per 5-10 minuti. E capisco che non è facile rimanere calmo, però abbiamo visto che lamentarsi, le cose bene o male peggiorano, quindi specialmente in campo bisogna stare zitti e pensare soprattutto a essere concentrati per il gioco. Li ho visti in forma anche loro, è una partita molto importante per noi, sia per noi che per loro, per raggiungere i playoff.